Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Sampdoria 2, Juventus 0. Termina qui la stagione della vecchia signora, purtroppo con una sconfitta a Luigi Ferraris. La seconda sconfitta stagionale a Luigi Ferraris dopo la partita persa contro il Genoa 2-0 con i gol di Sturaro e di Pandev. Perdiamo 2-0 contro la Sampdoria per i gol nel finale di De Frelle e di Caprari. Capolavoro di Caprari sul calcio di punizione, gol un po' fortunato invece quello di De Frelle, che uncina il pallone e batte Pinsoglio nell'occasione portiere della Juventus e per l'1-0 per il gol che ha sbloccato la partita al minuto 84. Succede tutto negli ultimi 10 minuti perché Moise Kean porta prima avanti la Juventus ma viene pizzicato in posizione di fuorigioco. Peccato. Termina qui ragazzi, adesso sto guardando le immagini in diretta su DAZN e Giampaolo sta salutando tutti i suoi giocatori. Termina qui molto probabilmente anche il rapporto tra Giampaolo e Ferrero. Giampaolo e la Sampdoria, potrebbe cambiare allenatore in casa della Sampdoria. Termina ragazzi invece il matrimonio quinquennale tra Massimiliano Allegri e la Juventus, che finisce qui la sua, diciamo, carriera alla Juventus. Chi lo sa, e potrebbe anche tornare in un futuro. Termina comunque con un grandissimo rapporto, 5 anni, 5 scudetti, 2 finali di Champions League, 4 Coppa Italia e anche 2 Supercoppe se non sbaglio nel palmarès di Massimiliano Allegri da quando si è seduto nella panchina della Juventus. 11 trofei in 5 anni, chi si siederà su quella panchina avrà sicuramente un brutto precedente da superare, perché sarà veramente difficile fare lo stesso risultato di Massimiliano, di Max Allegri nel futuro. Comunque parliamo della partita, Sampdoria e Juventus non hanno più nulla da dire a questo campionato, però hanno onorato l'impegno con una bella partita, ci hanno fatto un bello spettacolo a Luigi Ferraris, primo tempo bloccato in cui comunque c'è una grande rovesciata da segnalare di Quagliarella che sfiora l'Eurogol. E su una mezza rovesciata sul cross di Barreto, Quagliarella si coordina e lascia partire un grande destro che poteva valere un euro gol. Juventus abbastanza bloccata, Juventus che però scende nella ripresa con un atteggiamento completamente diverso, sfiora il gol con Moise Kean su una traversone di De Sciglio girata al volo di Moise Kean, pallone fuori veramente di un po', che poi anche con Paolo Dybala con il sinistro che però si alza sopra la traversa. Juventus che preme per il vantaggio lo ottiene, come abbiamo già detto, al minuto numero 80 con Moise Kean, imbeccato in posizione però irregolare, e Moise Kean freddissimo davanti a Rafael lo aveva battuto con un raso terra che era passato sotto le braccia di Rafael per l'occasione portiere della Sampdoria. E poi al minuto 84, giocata del duo Gabbiadini, appena entrato per sostituire Quagliarella, dopo ne parleremo della standing ovation che il pubblico della Doria ha riservato per il suo bomber, capocannoniere per questa stagione 2018-2019. 1-2 stavamo dicendo tra Gabbiadini e De Frel che batte con un tiro uncinato, un tiro un po' smorzato e un incolpevole Pinsoglio per l'1-0 che sblocca la partita. E poi al 90esimo, fallo ingenuo proprio dal limite dell'area, Caprari ragazzi, appena entrato anche lui, fa partire un destro magico che si infila sotto il 7, un gol veramente incredibile, applausi per Caprari perché ha fatto veramente un grandissimo gol, e giù il cappello per un giocatore comunque anche in Serie B ha potuto vedere ottime cose con la maglia del Pescara, e l'anno prossimo potrebbe essere uno degli elementi fondamentali per la Sampdoria. Quindi termina qui la stagione per la Sampdoria di Giampaolo e per la Juventus di Massimiliano Allegri, un risultato che diciamo abbastanza premia l'atteggiamento super offensivo della Sampdoria, che sapevo che oggi avrebbe portato a casa un risultato positivo da questa partita. Termina qui la stagione per la Juventus, termina qui l'impegno, diciamo, il matrimonio tra Massimiliano Allegri e la Juventus, e stavamo dicendo in precedenza, grande, grandissima standing ovation per Fabio Quagliarella, che viene applaudito ancora una volta, è anche commosso, attaccante nativo di Castellammare di Stabia, veramente una stagione da ricordare, è commosso ragazzi, perché ragazzi veramente è una stagione da ricordare negli annali, forse anche è un possibile addio questa commozione a fine partita, ma comunque una stagione da ricordare che ha riscritto la storia proprio della Sampdoria, 26 reti, bomber assoluto, capocannoniere per questa stagione, veramente un grande applauso per un grandissimo professionista come Fabio Quagliarella, che ha anche sofferto in passato, non voglio entrare sul discorso, ma chi conosce un po' Fabio Quagliarella ha già capito di cosa sto parlando. Comunque ripetiamo il finale dello stadio
e Luigi Ferraris, Sampdoria 2, Juventus 0. Termina qui la stagione dei blu cerchiati e della vecchia signora. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.